Bentornati ragazzuoli con il vostro Mitch su Yu-Gi-Oh! Millennium Duels. Oggi affrontiamo Grigar. Vediamo se è un altro pagliaccetto come sto qua. O se ci darà un po' da filo da torcere, non so. Respingente. Che deck avrà sto stempiato con la cappellone? GG Strong, il nostro sempre più strong. Fortissimo. Andiamo di pugno anche se credo che lui sarà abbastanza potente. Però proviamo lo stesso. Ponyo! Sapevo io. È potente, ma quel fare da aristocratico che usa le salviette. Quindi iniziamo. Però grazie, sai, cioè. Quindi, facciamo così. Rimuoviamo da gioco cosa? Questa. Dai, proviamo, va. Però intanto vediamo cosa possiamo evocare. Ogni volta che tu avversario di danno, effetto di questa carta, la versione di... Ah, cioè, grazie, sai. Sto stronzo. Mettiamo giù Drago delle Exandrite, carta trappola, e proviamo ad attaccarlo, vediamo cosa ha lì sotto. Ok. Va bene. Basta. End phase. Dobbiamo cercare di distruggere quella carta. Quale effetto? Ah, quella lì no. Quindi teniamo premuto B, come ci ha detto il nostro amico, e... Che cazzo fa? Tutto in difesa. Io metterei giù questa. E facciamo end phase. Ma sono curioso di vedere che tattica usa. Se il danno dell'equipaggiato è di 1200 maggiore, così questa carta. Il mostro equipaggiato con questa carta non viene distrutto in seguito a una battaglia. L'effetto il danno a combattimento è calcolato nuovamente. Ok. Perciò? Cosa vuol fare? Ma che cazzo fa? E quindi cosa avrebbe fatto? Ah, un attimo che leggo perché non ho mica capito sta roba. Allora, quando questa carta sarà in distrutto mandato al cimitero, puoi aggiungere una volta per turno altre dopo che fai questa carta? Oppure che pensavo che fosse facilmente possibile. Ok, se il mostro equipaggiato viene distrutto, se... ok, vabbè. Niente di che. Addirittura. Cosa possiamo fare? C'ha tante carte magie, eh. Cioè, lì ci vorrebbe un tifone spazio-temporale. Come cazzo era quella carta là che distruggeva tutte le carte magie e trappola? Quell'area buona. Attaccami, fai qualcosa. Cosa fa? Che senso ha sta roba? Mi attacca? No, ok. Drago armato. Io metterei giù questa anche. Tanto per dopo non dover scartare tutta la roba. E questa qua sì, potremmo fare... L'evocazione speciale però. Questo sì. Quindi dal tipo così. Ok. E provare a distruggergli quella là che ci indebolisce.
Ah no, ok, possiamo distruggere solo l'effetto. Solo una carta mostro, mi pare, sì. Quindi facciamo che scegliamo questa. Facciamo dai, non ha senso, non l'ho capita sta cosa, ma non ha senso. Che palle, oh. Bravo, sei contento? Cosa fai? Un'altra! Che due coglioni! Adesso ci teniamo lì, Koala. Per quando ha tante carte in mano, gli facciamo una bella combo. Cerchiamo di distruggere questa allora. Boh, questa sì. Quindi mettiamo giù. Metterei giù questi intanto. E la lasciamo lì così intanto. Poi magari vediamo nel prossimo turno. È che non ho considerato che andava giù di attacco anche. Non fa niente. Ok. 2000. Ok. Ho sbagliato. Ok, con quella là ci attacca lui. Niente, lo lasciamo fare per forza. Poi. Vediamo un po'. Ok. Questa qua facciamo. No, perché non si può? Perché non si può attivare la carta trappola? Ci ha fatto dolore. Allora con lui sì che l'attiviamo questa. Là. Non l'ho capito sta cosa, eh. Ma può attaccarci un'altra volta? Vabbè dai, attiviamo l'effetto di questa, siamo a posto per ora. Madonna mia, mica capito sta cosa qua, eh. Lo so. Catena di 600. Beh, comunque, in teoria, lo so che... vediamo. Non possiamo usarlo lo stesso, che senso ha sta roba? Potremmo provare a fare 4. No, lasciamo così per adesso, ragazzuoli. Sto qua è abbastanza potente perché non ci lascia fare quasi niente. Ok, abbiamo già una gamba. Ah, due carte in mano, quindi aspettiamo un altro po', eh. Intanto la carta là è andata via. Quindi cosa fai adesso? Siamo a 1, 2, 3 e 4 draghi. Ha due carte in mano, cosa potremmo fare adesso? Possiamo fare così, intanto dopo lui ci attacca. Perché? Madonna mia. Bravo. Il tuo avversario ogni turno infligge 800. Ok. Che cazzo però. Battle phase. E attacchiamogli. Questo qua. Cosa ha fatto? Vabbè,
Ok, ogni turno può anche annullarci un attacco. Mamma mia, quanta roba fa questo. Adesso ci attacca. Ancora. E vabbè. No, mi frega un cazzo, ti faccio così. Toh, fanculo. Per sto turno qua ti mi salvo. Siamo 1, 2, 3, 4. Cazzarola, se avessimo la magia. Terreno. Facciamo così a sto punto. Non arriviamo ad avere un attacco. Che è abbastanza alto. Vediamo un po'. Sì, dai, dopo che hai fatto tutte le tue catene di merda, mi fai vedere quanto ha di attacco il mio mostro. 2002, lui ha 2000, ok. Va bene, per adesso facciamo, lasciamo così. A meno che non abbia un'altra carta stupida che ci fa andare giù ancora di più. Ok, bene. Adesso mettiamo questa qua in difesa. Poi potremmo. No, ci saranno le carte trappole per mettere giù quella. E niente, lasciamo così e facciamo battle phase, non so perché. Sicuramente lui usa quell'effetto là. No. A posto, perfetto, direi. Nice. Adesso spero che mi attacchi. La carta l'ha coperta così nel prossimo turno si becca i punti. E siamo a posto. Nice. Allora adesso cosa potremmo fare? Vediamo un po'. Potremmo mettere giù questa. Poi questa. E poi anche questa. Ok. Facciamo così. E allora per prima. Facciamo. No, perché se facciamo così ci prendiamo un casino di punti. Facciamo così e così, intanto. Ok. Non saprei dopo. Ah, ok, facciamo. Niente, non possiamo. Mi sa che nel prossimo turno però diciamo, a meno che lui non stravolga completamente la partita. Basta un turno e vinciamo. Vediamo. Sì, beh, facciamo aumentare il livello. Così. Poi facciamo semplicemente co così. Oh, nice. Oh, è durato un po', ragazzuoli. È stato abbastanza ostico a buttare giù perché, madonna mia, ogni volta. Cosa fa questo? Vabbè. Non ci faceva attaccare. Non ci faceva. Ci buttava giù il punteggio di attacco. Ogni volta che ci infliggeva i punti, ci infliggeva i punti anche con l'altra carta. Non potevo più. Mamma mia, eccolo qua quello che mi dicevo. Axel. Va bene ragazzuoli, nel prossimo video abbiamo il Boss Stage Zone. Se il video di oggi vi è piaciuto come al solito lasciate tanti pollicioni su, commentate e iscrivetevi se non avete ancora fatto. Ciao a tutti e alla prossima, Shugyo.